Green Band diretta dalla maestra Alessandra Zanon. Allora, oggi questo aperitivo in musica che facciamo non sarà solo un intrattenimento musicale, ci sarà un po' di tutto. Abbiamo la prima ballerina Alice Giuliani qui che balla. Brava Alice! Avremo un momento anche recitato mentre la banda suona, mentre la Green Band suona. Abbiamo anche un momento humor, chiamiamolo così. È un gioco praticamente molto difficile, ci vuole un UI molto elevato. Parto dalla domanda che è: chi di voi a casa ha un giradischi? Ah, hai vinto. Vieni pure a ritirare il tuo premio. È difficilissimo, hai visto? È stato difficilissimo. Un meraviglioso vinile. Vieni pure. Un meraviglioso vinile. Non so neanche di chi so sia, però va bene. Sai, scusa il tuo nome? Bravo Nicola, complimenti. Un applauso a Nicola. È così. Oggi va così. Nel 1991 la Walt Disney Pictures girò un film tratto da una fortunata serie di cartoni animati dei primi anni 80, l'Ispettore Gadget. Fu la prima serie animata presentata in modalità stereo e in Italia fu trasmessa per la prima volta su Rai 1 nel 1985. Le puntate raccontavano le avventure di un ispettore di polizia bionico, goffo e pasticcione, dotato di numerosissimi gadget incorporati nel suo corpo. Era sempre accompagnato dal suo cane Brian e dalla nipote Penny, in realtà i veri detective che riuscivano a risolvere tutti i casi. Signore e signori, la Green Band diretta dalla maestra Alessandra Zanon in Ispettore Gadget.